Benissimo, allora ovviamente di che cosa abbiamo bisogno per fare l'amplificatore non invertente? Innanzitutto ci dobbiamo sempre mettere le batterie, sì signore, una e due batterie che ruotiamo per maggiore comodità, giusto? Poi ci pigliamo una breadboard, eccola qua. Poi dobbiamo prendere l'amplificatore operazionale, ci mettiamo. Op, no, come si opera? Eccolo qua, il solito nostro 741. Vi ricordo che è molto, molto importante, quando noi sfioriamo col mouse, mettiamo il cursore sopra i piedini, già abbiamo la piedinatura, cosa che in laboratorio ovviamente non abbiamo nel laboratorio reale. Nel laboratorio reale questa caratteristica non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo andare a prendere i datasheet e vedere lo schema della piedinatura. Qua devo dire è anche più facile. Poi di che cosa abbiamo bisogno? Di due resistori. Che fatto? Allora, opera, no, R, resistore, dai, che qua ho resistenza, ne abbiamo bisogno di due. Ok, abbiamo detto, se facciamo l'esempio di poco fa con un'amplificazione pari a 10, questa qua non mi ricordo più lo schema, andiamolo a guardare, dobbiamo fatto qua, abbiamo chiamato R2, questa qua quella da 9 kΩ, quindi se questa è R2, chiamiamola R2. Non ho scritto niente. R2. Benissimo. Mettiamo 9 kΩ. Perfetto. Quindi, perché mi si girano? Non lo capisco. R2 dove la dobbiamo collegare? Dobbiamo collegarla da una parte all'uscita, dall'altra parte all'ingresso invertente. Quindi andiamo ad identificare dove sono. L'ingresso invertente dovrebbe essere questo qua e l'uscita è questa qua. Benissimo. E allora mettiamola magari in orizzontale. Colleghiamo qua. Questa abbiamo detto, no, questo ingresso non invertente, ingresso invertente. E dall'altra parte lo dobbiamo collegare, abbiamo detto, all'uscita. Ora possiamo fare un filo direttamente così, però viene un po' bruttino. Diciamo, un buon cablaggio di laboratorio potrebbe essere il seguente: un primo filo così e un secondo filo sino, non ricordo più, all'uscita, eccolo qua. Va bene? Quindi questo punto è collegato con questo punto. E quindi abbiamo collegato R2. Se questa è R1, diamo anche a lei il nome R1. Benissimo, 1 kΩ ci sta bene. Andiamo a guardare dove la dobbiamo collegare R1 tra l'ingresso invertente e massa. Ok? Quindi l'ingresso invertente è sempre questo qua. Ci piazziamo qui. Oh, ci viene facile facile se qua questa linea la utilizzeremo come linea di massa. Adesso vediamo se ci conviene o meno. Casomai spostiamo la resistenza. Oh, che cosa dobbiamo fare? Naturalmente collegare l'alimentazione. Avviciniamo un pochettino. Dobbiamo fare la solita alimentazione duale, quindi le due batterie vanno messe in parallelo e la massa, scusate, in serie, non in parallelo, e la massa naturalmente è la parte comune tra le due batterie, quindi se stabiliamo sempre che questa linea sia la massa, facciamo così e andiamo a collegare qua. Visto che è la massa, lo mettiamo in nero. Benissimo, dopodiché qua ci avremo più VCC e quindi lo colleghiamo per esempio a quest'altra linea e la facciamo in rosso e meno VCC la mettiamo
No, per non fare troppi giri di fili, la mettiamo su quest'altro più la mettiamo in blu, perfetto. Quindi questa è meno BCC, ricordiamocelo. E allora come si collega? Dov'è l'uscita? Alimentazione più, perfetto. Basta che facciamo così, tracket, facciamo nel rosso e qua abbiamo collegato l'alimentazione BCC più. Il BCC meno, alimentazione meno, facciamo così, zaccate, facciamo lo blu per lui, in modo che ci ricordiamo, seguiamo anche con i colori direttamente lo schema, e abbiamo collegato l'alimentazione BCC meno. Cosa dobbiamo mettere ancora? Dobbiamo mettere un generatore di segnale. Quindi andiamoci a prendere, mettiamoci tutti i componenti, effetti antisaluti, il generatore 2, 3 per avanzi. Allora, qua ci servono le cose, orientatore no, generatore di funzione, ok, qua l'offset dobbiamo sempre metterlo a zero, ricordiamocelo. Non so perché da me non figurano le unità di misura, ma metteremo una tensione più bassa di questi 5 volt, va bene? Se no se ne va in saturazione. Allora, vediamo dove va collegato l'ingresso. Alimentazione più all'ingresso non invertente, che è questo qui. Quindi noi adesso dobbiamo fare un cablaggio più pulito. L'ingresso lo faremo. Niente, facciamolo diretto perché così diventa più leggibile, dai. Allora, ce ne andiamo qui. Faccio il giro così in un disegno non troppo schifoso. L'ingresso lo facciamo di un altro colore, lo facciamo giallo. Giallo. Va bene. Questa è la tensione di ingresso. Il negativo del generatore di funzione naturalmente deve essere messo a massa. Massa è questa linea qui, quindi questa volta ce la possiamo riportare anche sopra, ma sì. Allora, questo è nero e ce la riportiamo così. Ok, in modo che abbiamo due masse più facilmente raggiungibili. Benissimo, qua abbiamo collegato il generatore di funzione. Cosa ci rimane da collegare? Gli oscilloscopi. Perché dico gli oscilloscopi? Perché ne abbiamo bisogno di due, chiaramente, se vogliamo vedere le cose per bene, uno all'ingresso e l'altro all'uscita. Quindi all'ingresso, questa la massa qua ci fa comodo. L'uscita, dov'è l'uscita? È questo terminale qui, questo qui, quindi facciamo, vero? Sì, signore. L'uscita la facciamo di un colore, che ne so, viola, non l'abbiamo ancora usato. Va bene? Sono brutte queste linee diagonali, sono brutte, brutte, aspetta. Facciamo così che mi piace di più. Bene. Questa è l'uscita, quindi. L'ingresso. Al solito, questa è la massa. Aspetta, spostiamolo per lui più in alto così mettiamo accanto. La massa dobbiamo mettere sempre qui e sarà nero pure lei. E questa volta l'ingresso, e mi pare che questo esattamente, l'ingresso lo faremo giallo pure lui, visto che abbiamo già adottato il giallo per queste cose. Mi sto dimenticando niente? Forse no. Facciamo subito subito la prova. Quindi abbiamo la simulazione, questo si accende 5 volte, abbiamo detto che sono assai,
Andiamocene a, va bene, 117 millivolt, qua dice 120, vabbè, facciamo preciso 100. Bene, così abbiamo 100 millivolt. Tempo per di 1 kHz, quindi dobbiamo mettere qua sui 2 millisecondi. E il generatore non deve essere ad onda quadra, ma deve essere una sinusoide. 2 millisecondi sono ancora un po' cassa, mettiamoci un millisecondo. Ecco qua. Oh. E quindi per l'ingresso siamo a posto. Per l'uscita sto vedendo qualche cosa che non mi piace, però mettiamo pure quanto abbiamo messo qui, un millisecondo, mettiamo un millisecondo pure qua. Ecco qua. No, ma in realtà ho sbagliato io. Cioè, nel senso, ho cambiato, in testa mia ho cambiato l'ordine dei due. Questo di destra è l'ingresso. Infatti, vedete qua la scala è 200 millivolt e questo è l'uscita. Infatti, la scala è 2 volt. Quindi direi che a questo punto il circuito sta funzionando, vediamo pure che amplifica, anche se qua non sembra che amplifichi, ma in realtà ce ne dobbiamo rendere conto se vediamo le scale. Ovviamente, qua c'è una differenza esattamente di 10 di scala, che è il valore di amplificazione. Infatti, lo vediamo con la stessa altezza. Bene, a questo punto possiamo concludere che il lavoro è terminato, abbiamo fatto la prova, è funzionante e possiamo interrompere.